Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Vapor e oggi siamo qui su Pokémon Unite insieme per andare a vedere l'evento che è appena uscito. Infatti, se noi andiamo sugli eventi, appunto sono un attimo sull'account secondario perché vi voglio far vedere questa cosa che sto verificando insieme a voi, quindi vediamo se funziona. Se andiamo a vedere l'evento, intanto come vi spiego come funziona e perché è importante fare una cosa, o meglio, non fare una cosa, ovvero dobbiamo vincere un tot di partite, per la precisione 12, vedete che il massimo è 12 per questa settimana, credo, per ricevere 25 pezzi di puzzle. Se noi riceviamo questi 25 pezzi di puzzle, una volta appunto vinte queste 12 partite, possiamo scegliere tra i Pokémon che ci mettono a disposizione e possiamo scegliere appunto 25 pezzi di puzzle. Serviranno 100 pezzi di puzzle per fare la licenza Unite completa di quel Pokémon. Ora, non sprecate, ragazzi, questi pezzi di puzzle perché molto probabilmente ci si potrà prendere anche Umbreon, quindi aspettiamo. Noi teniamo semplicemente la cassa, quindi facciamo le nostre 12 vittorie con questi Pokémon a schermo e una volta presa la teniamo semplicemente in inventario, la apriremo una volta che Umbreon è disponibile. Poi vi faccio sapere se si può già prendere con Umbreon disponibile solo a gemme oppure dobbiamo aspettare proprio l'uscita a monete, quindi quello ancora non lo sappiamo bene. Però vi dico che secondo me è un evento settimanale, perché anche se sotto c'è scritto qui, c'è scritto tempo rimanente, insomma 20 giorni, però se prendiamo solo 12, con 12 vittorie e 25 pezzi di puzzle, non abbiamo il Pokémon completo, ne servono 100, almeno dalle fonti leakate ne dovrebbero servire 100. Poi magari qualcuno l'ha già completato, non lo so, io sto facendo appena uscito questo evento, il video, quindi dobbiamo vincere una partita per ogni, ma la cosa importante è che la possiamo vincere contro chiunque, quindi letteralmente anche contro i bot, e se proprio, insomma, non avete tempo, voglia di vincere una partita con Confi, per dire, voi non giocate assolutamente support, va bene, la fate, a parte che comunque ne dovete fare 12 e questi ne sono 9 per parte, quindi ne sono 18, 6 li potete skippare. Ma comunque, anche se non avete tutti i Pokémon, che è una domanda che mi è stata fatta spesso, insomma, perché se non abbiamo i Pokémon, se non ho Pokémon Vapor, come faccio a fare questa missione? Semplice, con le licenze temporanee, con quelle le potete fare. E adesso vi faccio vedere che se, ad esempio, io qui non ho Urshifu, se vado, ovviamente bisogna avere almeno le licenze temporanee, però, ragazzi, qualcosa bisogna avere. E se noi andiamo nel box strumenti, quindi tra i consumabili, vedete che io ho una licenza temporanea di Urshifu per 3 giorni, quindi vado a utilizzare questa licenza. Adesso non so se mi segna già anche qui che ho, vedete infatti me lo segna che ho la licenza Unite temporanea di Urshifu e quindi posso fare la missione anche con Urshifu, posso fare quella vittoria, appunto. Ma cosa importante è che non appena noi facciamo una vittoria, vedete qua sotto ci dà la licenza temporanea di Confi, quindi ad esempio io non ho Confi, non appena farò una vittoria mi darà la licenza temporanea, potrò usarla per fare una vittoria anche con lui, quella di Clefable che pure è compreso, e non so se ce ne stanno altre, no, non ce ne stanno altre, quindi questi due vengono regalati praticamente. Ovviamente dobbiamo poi farci una partita, ma noi adesso, questo è il mio secondo account, cambiamo account e andiamo a farci una partita insieme. Eccoci dunque sull'account principale, ho già fatto qualche partita dell'evento e infatti ho vinto con Cramorant, con Buzzle, con Zoroark e con Dragapult. Adesso andiamo a scegliere un altro Pokémon e ci facciamo la partita. Intanto ricevo i ticket qui che mi spettano. Ci facciamo un'altra partita, vediamo un po', ci facciamo una bella ranked ovviamente. Io direi uno di questi, possiamo scegliere e andiamo a giocare uno dei miei pick preferiti, ovvero Dodrio. Dodrio giungla, vediamo se... Oh, no, io non accetto se non mettete like. Se non mettete like non accetto. Voi come premete il like, io premo il ci siamo. Avete premuto like, grandi. Allora aspetta, prima iscrivetevi al canale, mi raccomando. Prendiamoci la giungla prima di tutto, perché sennò è un disastro.
e vorrei giocare Dodrio in giungla. Guarda, va bene anche invadere la giungla avversaria, non mi dispiace, però... Sì, dai, per questa partita lo giochiamo in giungla. Giochiamo con Perforbecco e Calciosalto, quindi vi faccio vedere gli emblemi. Questi sono gli oggetti, con lo Score Shield. A me piace con lo Score Shield, che mi permette di fare cosette in più. Gli emblemi sono questi, quelli che gioco attualmente su Dodrio, da Allrounder praticamente, anche se... Insomma, Allrounder, semplicemente ti danno attacco, scritto Allrounder, attacco e HP anzi. E cura totale? Ma sì, dai, si può giocare anche una velocità X. Se me la cambia, giochiamo, ma se no è uguale, insomma. Anzi, forse un pelino meglio proprio se... Vabbè, dipende dal team avversario. Un pelino meglio il full heal. Dipende dal team avversario. E il team avversario, vi devo dire, che è abbastanza fragile. Mo, a parte Mamoswine, chiaramente, però gli altri sono tutti molto fragili. Quindi con Dodrio ci possiamo divertire, secondo me. Vediamo un po'. Voi vi siete iscritti, avete messo like, mi raccomando, e supportatevi anche in live. Siamo in live tutte le mattine su Twitch dalle 10. Passatemi a salutare, facciamo Unite, ma non solo, giochiamo anche a altri giochi del mondo Pokémon. Al momento sto facendo anche una run della Kaizo, pensa un po'. Non so quanti di voi conoscono, ma è una bella challenge Pokémon. Comunque, vediamo come vincere queste partite. Io in questa partita quindi giocherò non per fare tante kill, anche se comunque sono un assassin, quindi cioè, quello devo fare, ma per vincere, quindi... in realtà posso giocare per scorare. Ho anche lo Score Shield, quindi sì, ci sta. Posso giocare tranquillamente in altro modo. Allora, a me conviene andare top. Beh, oddio, con Mamoswine non molto in realtà, perché mi blocca molto facilmente. Ecco, questa è la verità. E noi... No, non mi hanno mai visto, dai, che sono arrivato. Non mi hanno mai visto che sono qui dentro. Vediamo se... Tanto mi prendo queste. Poi prendiamo anche loro. E uno. E mo mettiamo questi 22 punti che sono molto golosi. Ci stanno anche... Oh, c'è un punticino qui. Questo è sempre molto buono, mettere punti con Dodrio. Aspetta, che c'ho i pesetti, quindi siamo già a livello 7. Questo lo lasciamo. E 8 minuti e 15, più o meno. Quindi dobbiamo essere qui per fare il secondo giro di giungla, importantissimo. E se no, non riusciamo a fare abbastanza livelli per andare a contestare gli altari a mid. E adesso andremo, siamo forse un pelino in ritardo, che spawnano a 8 minuti precisi. Eccolo qua, infatti gli avversari sono già lì. Vabbè, abbiamo preso quella grande, ti direi mi va bene. Però guarda un po' questo. Orca. Via. Orca, mi ha crittato, peccato. Sono andato decisamente troppo avanti. Va bene, non fa niente. Con Dodrio ci sta qualche morte. È un personaggio molto fragile, quindi è normale. Vediamo se riusciamo a prendere qualcuno qui. Tipo quel Greninja non mi dispiace, ma anche lui, ecco, sicuramente è simpatico. No, mannaggia, ho missato. Vediamo. Eccolo, preso Greninja. Aspetta che... Vabbè, mette 30. Mi va bene. Aspetta che... Forse arrivo... No, non ci sono arrivato. Peccato. Però, ecco, abbiamo fatto comunque grandi cose. Il mio team è tutto qua. Mi sa che loro stanno facendo... sai che quasi... Lì ci pensa il mio team, dai. Io vado top. Sì, dai, ci pensano loro. Sono in 4, direi che riescono. Vediamo se invece lì riesco a prendere alla sprovvista quell'Espion, che mi ulta addirittura. Dove è andato? Non l'avevo minimamente visto. Qui mi fa.
Ai 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 ai. Sì. No, non l'avevo proprio visto che era nel bush. Mannaggia, però si è resettato il Regilag intanto. Quindi ci metterà sicuramente molto più tempo. Ma poi Espeon da solo, insomma, ci mette del tempo. Posso tornarci? Vediamo un po'. Mi sa che ha lasciato perdere. Un po' più veloce Dodrio, grazie. Ok, no, è completamente full ancora. Quindi sì, ci stanno... No, sono in due, ma... Ecco. Diciamo che l'abbiamo stoppato, dai. Io non posso entrare lì senza la ulti, perlomeno. Serve la ulti? E allora sì. Adesso possiamo fare grandi cose. Tipo questa. Peccato che il mio team non ha voluto seguire. Però vabbè, fa niente. Peccato perché l'avevamo fatti tutti, vedi? Ecco, bastava una piccola mano. Vabbè, comunque non male, ragazzi. Cioè, non abbiamo preso noi le kill, ma non importa. Abbiamo fatto una bella azione. E no. Dai, facciamo questo indido. Così abbiamo anche il Perforbecco Plus. Okay. La giungla. Io non ho la ulti, quindi andare lì a fightare, insomma, non è il massimo. Preferirei prima prendere la ulti, poi semmai lì lo fanno. Ma vabbè, appunto, senza ulti non posso dire niente. Ci sta qualcuno, vediamo se riusciamo a difenderlo. Non è semplice perché loro sparano dalla distanza, però... Ma chi mi ha bloccato? Regileg. Oh! Ok, buono. Attenzione. Allora, stanno anche i bot, però aiutiamo a difendere da questo. E poi ci andiamo. Vediamo se riusciamo ad arrivare prima che finisca. Ma ci abbiamo anche la ulti. Riusciamo a prendere Greninja, sì, l'ho preso da invisibile. Bellissimo. Ok. È stato one shottato da Espeon, ragazzi. Quanto è forte il pick. Olè. Qui. Io non ho un grande last hit, quindi ci proverò. Ma ok. Sì, erano i miei compagni che dovevano aiutarmi. Olè. Fatto fuori. Quello pure. Oh. Ah, pensavo morisse. Non volevo rubare la kill. Quindi. Però sì, ho premuto per sbaglio. Aspetta che questi 50 li mettiamo volentieri. Olè. Messi 50. Tiro. Qua ci muoio, ma vabbè, abbiamo messo 50 punti. È buono. Non so dove sta andando Eldritch. 50 punti significa che quella base è rimasta a 10. Quest'altra è ancora piena, quindi abbiamo messo almeno 80 più 80, 160 più altri 90. Quindi quasi 250, anzi, circa ovviamente. Però adesso hanno messo anche loro qualcosina. Questo è mio, non ci provare. Questo pure è mio. Non ci provate. Oh, questi sono pazzi. Olè. Mi sa che non ti conviene stare lì. Direi di no. Non conveniva molto. Però cavolo, hanno fatto Regilag. Ma sai che quasi non ci conviene. Continua così. Cavolo, ma mi ha oscurato il campo visivo. E non vedevo più niente. Ci conviene farlo. Mi deve fare Rayquaza. No, ma in realtà no. In realtà no. Aspetta. Che Greninja c'ha la ulti. Se arriva Greninja, ci fa la festa. Ecco, anche lui. Olè. Oddio. L'ho colpito malissimo. Vabbè. L'importante è che lo abbia colpito. Ok, grande slobro. Aspetta che qui
Dovrei averlo colpito. Però non gli ho fatto grandi danni. Mannaggia. Aia, che giocata che ha fatto. Per fortuna abbiamo preso noi. Bella giocata da parte sua. Bella giocata da parte sua. Però sì, mentre era impegnato a uccidere noi, i nostri hanno fatto Rayquaza. Rayquaza. Mamma mia, qualcosa consegna. Beh, c'ha 36 più 11. Però lì abbiamo spaccato. Siamo in vantaggio, siamo in vantaggio sicuramente. Però sai che andrei a consegnare qualcosina. Io sono Dodrio, cioè i miei compagni dovrebbero difendere. Io magari qualcosina la posso consegnare, anche perché c'ho anche lo score shield. Quindi ecco, forse non devo prendere tutti sti punti, ma vabbè, ci proviamo lo stesso. Sì, dai, qua consegniamo sicuro. E ti dirò che consegno anche qui. Forse. No, niente. Niente, Desiduai non me lo permette. Però abbiamo consegnato quei 34, mi pare, aggiuntivi. Che schifo non fanno, direi. Schifo non fanno, assolutamente. Vediamo, ma dovremmo essere tranquillamente in vantaggio. Cioè, per aver vinto. Non in vantaggio. Ok. E sai che sono stati... Allora, non fondamentali quei punti finali, ma comunque importanti, perché quei 34 stavamo proprio lì, eh. Sì. Stavamo proprio lì, 61.000 danni, quindi una partita buona, che poteva sicuramente fare di più, ma l'importante è aver fatto la missione con questo Dodrio. Infatti adesso vi faccio vedere che abbiamo completato la missione con Dodrio e qua ci dice fatto progressi in una missione, probabilmente proprio quella. Vediamo un po'. Se noi andiamo nel menu dell'evento, che è qui, dovremmo aver la... Ecco, infatti, la ricompensa successiva, ricevi tutto. Dodrio, quindi, è stato fatto. Adesso mi mancano gli altri. Vi ricordo, ragazzi, che di tenere questi pezzi di puzzle per Umbreon. Vi ricordo che si possono fare anche con le licenze temporanee. Infatti, io Sablight, ad esempio, qua non ce l'ho. Lo farò probabilmente con quella temporanea. E... niente, buone partite a tutti, buone vittorie a tutti, siano contro i bot o in ranked, basta che vi divertiate, ragazzi, su Unite, importante è quello. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!